Prevenire la violenza di genere, favorire l'affermazione di una cultura di parità e il ruolo degli enti locali e della formazione nelle scuole. Storie di prigionia e deportazione di internati militari italiani nella Seconda Guerra Mondiale all'interno del volume Il coraggio dei vinti di Francesco Bianchi. Il messaggio di modernità e universalità dei cimiteri acattolici di Livorno, raccontato nel libro di Lucia Frattarelli Fischer. Violenza di genere, la svolta culturale. Un percorso formativo rivolto agli amministratori locali toscani sul contrasto alla violenza di genere ha preso il via al Palazzo del Pegaso col convegno Violenza di genere, strumenti e nuove frontiere, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Toscana e dalla Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale Alessia Ballini. Sono davvero felice che la Fondazione Ballini abbia deciso di partire per le proprie iniziative di formazione degli amministratori della Toscana da un tema che è un tema culturalmente fondamentale. Fin quando una donna, soltanto una donna, verrà uccisa e verrà violentata dalle mani barbare di un uomo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Dobbiamo farla prima di tutto chi, come me, ha responsabilità di sensibilizzare, di fare in modo che tematiche come queste arrivino da subito nelle nostre scuole. Impariamo a credere alle donne, non giustifichiamo più il comportamento degli uomini, soprattutto promuoviamo tra i ragazzi e tra i più giovani, ma anche tra gli amministratori e le amministratrici, come facciamo esattamente stamattina, una cultura del rispetto e soprattutto una cultura della parità tra i generi. Uomini e donne devono imparare a stare in una relazione in maniera assolutamente paritaria, ma soprattutto agli uomini va contestata una modalità che è ancora fondata sulla cultura della sopraffazione, del dominio e del possesso. Ecco, queste sono le cose che noi dobbiamo scardinare. Di fronte a questa sfida, l'impegno delle istituzioni deve essere massimo. Niente più parole di circostanza, ma fatti e investimenti culturali. È una prima iniziativa fatta direttamente dalla Fondazione per la Formazione Politica Alessia Ballini. Iniziamo questo percorso, che vuole essere un percorso formativo per gli amministratori, per chi ha il compito, l'onere gravoso di stare quotidianamente sul territorio. Iniziamo da un territorio di frontiera, quello della violenza di genere, in cui l'interrogativo è che cosa può fare la politica su vicende tanto intime, tanto dolorose quanto collettive. Tra i temi discussi, il contributo degli enti locali alla costruzione di una cultura della parità che è alla base della prevenzione e della lotta alla violenza e agli stereotipi. Il tutto anche grazie al rifinanziamento della legge regionale che permette iniziative di formazione nelle scuole ed esperienze come quelle del bilancio di genere. Il bilancio di genere vengono fuori indicatori dei vari ambiti che nelle amministrazioni comunali sono all'attenzione, dal sociale alla formazione, all'educazione, e proprio in questi ambiti dovremo poi capire come bisogna aggiustare i nostri interventi partendo dalla prevenzione. Città Metropolitana sta portando avanti un grande lavoro, sempre tenendo conto di quanto è stato messo a disposizione dal bando regionale, che in poneva proprio di mettere in atto azioni nelle scuole. Quindi, in seguito a questo bando, abbiamo portato avanti il lavoro con la Artemisia e l'Ilit per quanto riguarda l'Empolese Valdelsa, e in più la Città Metropolitana ha rifinanziato con risorse sue questo progetto per dare continuità, in attesa del finanziamento regionale che è arrivato dall'assessora Nardini, che ha triplicato quello che aveva messo a disposizione quando nel 2022 è iniziato questo percorso. Abbiamo portato avanti moltissimi lavori con le scuole da molto tempo. Ringrazio in questo veramente la lungimiranza e l'attenzione al tema del contrasto agli stereotipi di genere della Regione Toscana, che con la legge 16 del 2009 ha consentito ai territori di poter attivare davvero percorsi nelle scuole. Noi abbiamo formato nel corso degli anni, io credo, quasi 10.000 studenti. Nell'ultimo anno, con l'ultimo finanziamento della legge 16, grazie al Fondo Sociale Europeo, abbiamo formato quasi 1.800 studenti
e oltre agli studenti e alle studentesse abbiamo formato anche i docenti. In altre epoche siamo riusciti ad avere un coinvolgimento anche dei genitori, speriamo di poter con il nuovo bando della Regione Toscana tornare a coinvolgere anche i genitori, perché veramente portare avanti un percorso di riduzione del gender gap richiede mettere in moto tutte le varie agenzie. Il coraggio dei vinti. Il coraggio dei vinti di Armando Curcio Editore è il titolo del volume presentato nella Sala Affreschi di Palazzo del Pegaso, una storia di resilienza fortemente radicata nel territorio toscano. Fortemente legata a quel periodo storico che ha caratterizzato la nostra seconda guerra mondiale, soprattutto post-armistizio. Quindi un argomento che tratta deportazione di internati militari italiani, quindi uno specifico caso di deportazioni italiane. La storia di una famiglia contadina con un contratto di mezza Adria che caratterizza un po' il centro Italia di quel periodo. Questa famiglia ha tre figli, tutte e tre in situazioni diverse si trovano a che fare con storie di deportazione, storia di prigionia e storia quindi di forte resilienza. Alla presentazione, moderata da Corinna Maria Irene Romagnoli della NEI, l'Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti di Firenze, ha partecipato il consigliere regionale Massimiliano Pescini. È un periodo davvero fondamentale. Lì nasce la nuova Italia attraverso le tante sofferenze delle persone semplici. Il libro di Francesco Bianchi lo testimonia in maniera molto forte, perché attraverso una prosa anche molto scorrevole e la descrizione di ambienti quotidiani, a vedere come in una famiglia contadina della Rufina, tra Vicchio e la Rufina, succeda una cosa che mai è successa nella vita delle famiglie contadine nei secoli in Toscana, e cioè l'esplosione di un contesto familiare che si basa sul lavoro, sui campi, sulla fatica. Perché arriva la grande storia, cioè la storia della coscrizione obbligatoria, la storia della renitenza alla leva, la storia della più tremenda pagina che in Italia si sia vissuta negli ultimi secoli, e cioè quella del fascismo e del nazifascismo nella sua fase finale, che è quella più cruenta. E grazie a Francesco possiamo avere un altro spaccato. C'è un pezzo di Firenze, c'è un pezzo di Campagna Fiorentina, c'è un pezzo di Germania e di altri paesi europei. Dappertutto esplode la realtà quotidiana, e dentro questa esplosione Francesco fa vedere come l'umanità, la forza e il coraggio, no, dei vinti, perché Francesco dice dei vinti dicendo che in guerra non ci sono mai vincitori, e ha ragione. Però alla fine questi sono vincitori, i protagonisti, perché con la loro umanità, la loro semplicità, il loro coraggio, la loro forza riescono a superare anni che sono per noi quasi ineffabili, non si riesce a descrivere, non riusciamo a immaginarli. Essendo in un momento di guerre vicine a noi e di conflitti pesanti, noi possiamo ancora di più immedesimarci nelle pagine di Francesco, che racconta di noi, ma in fondo ci racconta anche di quello che potrebbe succedere nel nostro mondo se non abbiamo chiara che nulla è scontato. Per Mirko Rufilli, consigliere comunale di Firenze, sono tante le storie nascoste di persone comuni che testimoniano quel periodo storico, e raccontare piccole storie di famiglie che hanno fatto la resistenza vera è fondamentale per non dimenticare quel periodo e per evitare che si possa ripetere. Sono tantissime, purtroppo, anche le storie meno blasonate, un po' più nascoste, ma che raccontano in realtà quel periodo storico là. E sono felice infatti di essere qua, perché alla fine raccontare piccole storie di famiglie che però hanno fatto poi alla fine la resistenza vera, credo sia veramente fondamentale per non scordarsi quel periodo e perché anche non si possa ripetere più quei periodi storici là. È intervenuta alla presentazione anche Ilaria Buccioni, autrice del libro Trattoria Sabatino.
E oggi come oggi che le testimonianze dirette stanno scomparendo è veramente importante raccontarle, soprattutto ai giovani che non sono venuti a contatto con le persone che hanno vissuto direttamente questi eventi, e quindi è ancora più importante che loro appunto possano leggere di queste persone e di questi fatti. Poi fra l'altro si parla appunto da un punto di vista molto umano, e quindi ci sentiamo ancora più vicini, sentiamo questi fatti ancora più veri, ancora più tanto vicini, che possono essere dei fatti che potrebbero essere successi a noi o alle nostre famiglie, e quindi, e questo ci fa presente il fatto che non dobbiamo lottare e fare di tutto perché non risuccedano più. Ecco, quindi questo è importantissimo. Poi chiaramente mi sono sentita veramente molto coinvolta nel libro, perché fra l'altro Francesco parla delle campagne in cui appunto suo nonno fuggiva dai tedeschi e tutto, e sono le stesse campagne da cui è fuggito anche mio nonno, i miei nonni, perché i miei nonni erano appunto del Mugello. Erano diciamo di San Godenzo, una piccola frazioncina, San Babello, ancora più piccola, una località che si chiama Gugena, e da lì passava la linea gotica. Quindi mio padre è nato il 25 luglio del 44, e proprio in quei giorni si stava attestando, i tedeschi si stavano attestando da quelle parti. Quindi i miei nonni, sapendo appunto che ben presto sarebbero lì, sarebbe infuriata i combattimenti, ho preso una decisione repentina e altrettanto dolorosa, quella di sfollare. E da lì si recarono verso Firenze, ma passando per le campagne di Londa, Pontassieve, poi piano venendo giù verso Firenze, verso il quartiere di San Frediano, trovando alloggi di fortuna e così via. La parola è il marmo. È stato presentato a Palazzo del Pegaso il libro di Lucia Frattarelli Fischer, La parola è il marmo, cemiteri cattolici di Livorno dal 600 a oggi, edito da ETS. Si tratta di un viaggio nel tempo che racconta l'unicità dell'esperienza di Livorno, che a partire da una legge speciale emanata dal Granduca Ferdinando nel 1593 vide l'apertura di spazi cimiteriali e luoghi di culto nazionali. Tutto questo in coerenza con le leggi livornine che, con l'istituzione del porto franco e la neutralità del porto, favorivano l'afflusso in città di numerosi mercanti stranieri in quegli anni. In effetti è, diciamo, un caso unico, direi, per tutta Italia, non solo in Toscana, di avere già nel 600 cimiteri non cattolici, cimitero grande, cimitero ebraico, un cimitero dei greci ortodossi, degli olandesi alemanni, dei turchi, degli inglesi. Ecco, quindi una presenza veramente variegata che oggi è testimoniata fortemente, ecco, da questi recinti, da queste tombe. Ecco, veramente interessante. Speriamo che questa sia un'occasione per valorizzarli e per portarli allo splendore che meritano, davvero. È una storia bellissima quella che si racconta in questo volume, perché è la storia di un luogo come Livorno, di una città votata all'universalità e all'internazionalità, come tutte le città di porto, e soprattutto quelle come Livorno che ebbero per un periodo lo statuto di Porto Franco. Quindi un luogo votato alla fraternità e all'incontro tra i popoli, reso plasticamente manifesto dalla presenza di questi luoghi dove si celebrava una esigenza universale degli uomini e delle donne, cioè quello di custodire la memoria dei defunti e di onorarla. Rimangono 9 cimiteri nazionali, 2 di culto ebraico e 7 cimiteri cattolici, caratterizzati dalla presenza di ricche tombe in marmo di Carrara. Sono ancora in uso, ma versano in molti casi in pessimo stato. Abbiamo varie etnie a Livorno, dai greci agli alemanni, agli ebrei, agli inglesi, e questi cimiteri purtroppo versano, come la professoressa Frattarelli Fischer ha illustrato nel libro, versano in cattive condizioni, se non nella totalità, ma almeno più della metà versano in cattive condizioni. Abbiamo un cimitero degli inglesi stupendo, dove Shelley buttò giù la stesura di una nota
poesia e dove amava passeggiare e così abbandonato e lasciato all'incuria del tempo. Visto che in questi tempi moderni il turismo si orienta anche verso una lettura di questi monumenti silenti che ci sono nelle città, che rappresentano una notevole fetta di cultura e di vestigia di antiche persone, potrebbero essere recuperati. È una storia molto particolare che tra l'altro unisce il passato anche a una possibile missione futura della città, cioè il fatto di un luogo dove le religioni, le sensibilità e soprattutto le genti, come veniva detto all'epoca, e le nazioni possono coesistere e coabitare. È stata un po' la ricetta con cui i medici costruirono l'idea di Livorno, ed è molto bello che questa presentazione si sia svolta il 19 di marzo, che è il giorno nel quale nel 1606 Livorno venne elevata a città.